Sono arrivati a quota 20 i volontari dell'antincendio boschivo della Protezione Civile ANA di Piacenza, 14 uomini e 6 donne di età compresa tra i 20 e i 70 anni, pronti a supportare i vigili del fuoco e la Protezione Civile provinciale in caso di incendio. La specializzazione AIB è presente da 7 anni nella sezione alpini di Piacenza. Tra gli interventi più impegnativi c'è stato anche quello recente di Sevizzano di Pecorara, durato 5 giorni. Ogni estate i volontari presidiano le aree boschive nel fine settimana per intervenire in caso di emergenza e fungere da deterrente contro i piromani. La prossima estate la sezione sarà impegnata anche nel Salento, in Puglia. Quindi voi siete coordinati dai vigili del fuoco e dalla Protezione Civile provinciale, però nello specifico i vostri volontari che tipo di competenze hanno sul fronte incendio? Diciamo che si suddivide in tre parti, una parte che sono gli autisti che devono imparare ad usare i mezzi fuoristrada, magari carichi d'acqua, e poi gli altri della squadra, i componenti, c'era un caposquadra, un volontario che dovrà essere impiegato direttamente sulla fiamma, con quindi la lancia e l'acqua in mano, oppure con i soffiatori. Un altro volontario che lo supporta in quanto il rumore, i frastuoni, l'essere vicino al fuoco potrebbe anche diventare pericoloso. Ecco alcuni requisiti necessari per far parte del gruppo. I ragazzi devono avere delle specifiche, innanzitutto devono avere, non avere problemi di cuore, devono avere problemi, passano tra l'altro una visita specifica, non devono avere problemi ad andare in montagna, non devono avere problemi di non essere troppo irruenti, in quanto potrebbero anche incappare in spiacevoli conseguenze se uno è troppo irruente. Bisogna quindi valutare le cose bene. Noi diciamo sempre: non siamo i vigili del fuoco, noi non salviamo le persone, stiamo praticamente supportando loro nello spegnere un bosco, però non dobbiamo farci male noi per primi e non far male gli altri. La volontaria più giovane è Maria Alberta Cammi, segretaria del gruppo Alpini di San Giorgio, pronta per il concorso per marescialli dell'esercito. La Protezione Civile e gli Alpini hanno cambiato totalmente la mia vita, la mia visione di vita e anche le mie prospettive future. Ho vissuto l'esperienza del terremoto, sia ad Uciarno che a Caldarola, e mi ha dato la consapevolezza della mia forza anche dinanzi ad ostacoli che ho provato sia durante il terremoto ma anche negli ostacoli della vita quotidiana. È un'esperienza che a tutti i giovani, io anche stamattina siamo andate nella scuola media di San Giorgio, dico di provare, perché molte volte dicono che appunto noi giovani non abbiamo più valori, ci pensiamo solo al divertimento. E la Protezione Civile, Alpini soprattutto in questo caso, ti dà la possibilità di darti un valore, di sentirti utile per la società.